gloria, 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 gloria al Signore, Dio del cielo, alleluia. Siamo qui nella tua presenza, Re dei Re, Signore, ci vogliamo unire nello Spirito, ci vogliamo unire nella fede, Signore. Noi crediamo che non è un caso se tu ci hai messo in cuore di pregare in questo momento. Dio Onnipotente, Padre d'amore, siamo qui, alleluia, prata kamashara makeya la mashia. Prima di tutto ti chiediamo, Signore, con umiltà, lava i nostri cuori in questo momento, purifica la nostra anima in questo momento, Padre, gridiamo a te nel nome di Gesù Cristo, tuo figlio, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, tuo figlio, ti chiediamo, ti supplichiamo, ti imploriamo, lavaci da ogni impurità, da ogni contaminazione, da ogni freccia del diavolo, Signore, che sia sgridato nel nome di Gesù, il Nazareno, il figliuolo di Dio, in questo momento, Signore, ci prostriamo davanti a te, ci umiliamo, tu conosci, Padre, che siamo in una battaglia spirituale, tu conosci il bisogno, Signore, tu conosci le tribolazioni di ognuno, ma noi vogliamo dire nel nome di Gesù abbiamo la vittoria, abbiamo la liberazione, abbiamo la guarigione. Signore, guida tu questo momento di preghiera, guida tu, Signore, i nostri cuori, alleluia, apricieli, arramahata, sharamaya, candele, messea, affinché uniti possiamo vedere la tua gloria. Signore, siamo la tua chiesa, siamo la tua sposa, ungi la nostra vita, ungi i nostri cuori, Signore, nel nome di Cristo, il Nazareno, il tuo amato figlio, Spirito Santo, scendi, Spirito di Dio, scendi, alleluia, infiamma i nostri cuori, scaccia via ogni debolezza, ogni dubbio, ogni tiepidezza, ogni freddezza, vada via nel nome di Gesù, alleluia. Vogliamo essere infuocati, vogliamo sharama terra makima shaya, alleluia, Re di gloria, vogliamo essere ferventi, Signore, come quel pruno ardente che bruciava, come quel roveto che bruciava sul monte quando tu, Padre, apparisti a Mosè, quando tu ti rivelasti a Mosè. Signore, in questo momento vogliamo che il nostro cuore bruci di un fuoco che non si consuma, che non si spegne, Signore, uniti nel nome di Gesù, alleluia, ci presentiamo a te questa sera, oh, vogliamo supplicarti, vogliamo, Signore, ringraziarti, pregarti, Signore, alleluia, fai scendere il fuoco dal cielo, te lo chiediamo come il profeta Elia, manda il fuoco, Dio di Israele, il fuoco dello Spirito, andala marava sharama che in questo momento scende il fuoco sui miei fratelli, le mie sorelle che stanno pregando. Signore, brucia ogni iniquità, brucia ogni malvagità, brucia di pensiero malvagio della carne. Signore, sgrida ogni opera delle tenebre. Oh, alleluia, Gesù, vogliamo vedere la gloria, la potenza. Fai scendere, mio Dio, quelle fiamme di fuoco sul capo di ognuno. Te lo chiediamo per amore del tuo nome. Te lo chiediamo non per i nostri meriti, non per la nostra capacità, non per le nostre opere, Signore, buone, ma per i meriti di Cristo al Monte Calvario, perché, Padre, su quella croce è stato acceso un fuoco, alleluia, il fuoco dell'amore, il fuoco del perdono, il fuoco dell'Evangelo. Padre, in questa sera siamo qui, alleluia, ci uniamo davanti al trono della grazia. Prima di tutto io mi umilio, Signore, io mi prostro, io mi arrendo, alleluia, perché ho bisogno di te, dipendo da te, Padre, alleluia. Metti la tua mano, modellami, modella la vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, Signore, modellaci, facci essere dei vasi nuovi, dei vasi ad onore. Signore, mostra la tua gloria questa sera, Signore, apri cieli questa sera, alleluia, te lo chiediamo nel nome di Cristo, il tuo amato figlio,
Sinda ramashai de belekerra mayasia. Shokataramato shimariandei. Arreia chemia. Samalaya kia. Apri cieli, Padre. Apri cuori. Apri gli occhi spirituali. In questa preziosa serata. In questo meraviglioso momento nella tua presenza. Che tu ci hai messo in cuore di pregare. Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Che sia lo Spirito Santo a intercedere, Signore, con sospiri ineffabili. Signore, ravviva i cuori, ravviva la fiamma, ravviva quella Pentecoste spirituale nel cuore di ognuno. Alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Vogliamo alzare la voce con forza. Alleluia, fratello, sorella, invoca il nome di Gesù. Alza la tua voce davanti alla presenza di Dio, davanti al trono di Dio. Vogliamo unirci questa sera nello Spirito del Signore. Alleluia, il quale dice: chiedete, vi sarà dato. Alleluia, chiedete, vi sarà dato. Cercate, troverete. Bussate, vi sarà aperto. Vogliamo insieme elevare una preghiera di fede. Oh, come gli apostoli pregavano insieme, unanimi, in una sola voce, in un solo cuore, in un solo spirito. E il luogo dove si trovavano tremò con la potenza di Dio. Amen, alleluia. E furono tutti ripieni di Spirito Santo. Qual è il tuo bisogno questa sera? Presentiamo ogni cosa davanti al Padre. Vogliamo unirci nella fede e pregare, alleluia, che la gloria di Dio, che la mano di Dio scenda dal cielo, alleluia. Quella mano, oh gloriosa, quella mano che fa miracoli e prodigi, che questa sera possa scendere su di te, sulla tua casa, sulla tua famiglia, che tu possa vedere la liberazione dei tuoi cari, alleluia, l'intervento dell'Eterno nella tua famiglia, nella situazione che stai attraversando, che la mano del Signore scenda su di te e tolga via lo scoraggiamento e ti dia nuove forze, ti dia potenza dall'alto, ti dia, alleluia, quella forza di andare avanti questa sera. Prega, prega il Signore. Gli occhi del Signore sono su di noi, alleluia, quegli occhi che tutto vedono, alleluia. Dice la parola di Dio che il Signore ascolta il grido dei giusti, le sue orecchie sono attente al loro grido. I giusti gridano e l'Eterno li ascolta, li risponde, alleluia, e li libera da tutte le loro tribolazioni. Vogliamo invocare la potenza di Dio questa sera, fratello, sorella. Amen, alleluia. Prendi autorità contro i tuoi pensieri, alleluia, perché lo so che quando noi vogliamo pregare intensamente a Dio c'è una battaglia nella mente. Alza la tua voce, sgrida i pensieri carnali, i pensieri negativi, i pensieri del nemico che ti vuole distrarre. Scacciali via nel nome di Gesù. Prendi le armi spirituali che l'Iddio della gloria ti ha donato. Chiesa di Gesù Cristo, vogliamo pregare questa sera, presentare le nostre vite davanti al trono di Dio, davanti ai piedi del nostro Signore Gesù Cristo, davanti alla presenza del Signore. Vogliamo deporre le nostre vite come un sacrificio vivente, come polvere e argilla nelle mani del vasaio. Alleluia, il Shaddai, alleluia, l'Iddio della potenza. Vogliamo presentare le nostre vite nelle mani del Maestro, nelle mani del Messia, del Nazareno, del Figliuolo di Dio. Vogliamo gridare questa sera, amen, alleluia, come Bartimeo il cieco, che disse: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, alleluia. Lì dove ti trovi, grida a Gesù Cristo come quell'uomo che aveva un bisogno nella sua vita. E anche noi, fratelli e sorelle, abbiamo dei bisogni. Anche noi a volte noi non vediamo chiaro, noi non riusciamo a vedere con gli occhi della fede. A volte le prove, i problemi, i pensieri,
le circostanze ci offuscano la vista spirituale. Allora chiesa questa sera, alleluia, arraia chi mascei, anda la maia, vogliamo gridare per fede come Bartimeo, vogliamo gridare, vogliamo, oh alleluia, che il figliuolo di Dio, alleluia, rivolga il suo sguardo verso di noi. Dice la scrittura che quando Bartimeo gridò, Gesù si fermò, alleluia. Gesù stava camminando, stava uscendo da Gerico e c'era una grande folla che lo circondava, ma quando Gesù ascoltò quel grido bisognoso, quel grido di fede, quando Cristo il Messia ascoltò la voce di quell'anima che gridava, Gesù si fermò, alleluia, e Gesù lo mandò a chiamare, alleluia, e i discepoli andarono lì in mezzo a quella folla, perché c'erano tante persone che volevano impedire a Bartimeo di gridare. C'erano tante persone che volevano bloccare Bartimeo, gli dicevano non disturbare più il maestro, non gridare, lo volevano far star zitto. Ed è quello che succede quando noi vogliamo pregare, vogliamo gridare, vogliamo invocare il Signore, ci vengono addosso tanti pensieri che ti vogliono far tacere, ma dice la scrittura che Bartimeo gridava ancora più forte e diceva Gesù, alleluia, figlio di Dio, abbi pietà di me, aiutami, liberami, soccorrimi. E questa sera se tu gridi al Signore con tutto il tuo cuore, il Signore farà un'opera, amen, alleluia, il Signore risponderà al grido della fede, al grido dell'umiltà, al grido di un cuore bisognoso, di un cuore sincero, di un cuore che si arrende ai piedi di Gesù. E dice la scrittura che Gesù mandò i discepoli e i discepoli dissero a Bartimeo, 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 il maestro ti chiama, fatti animo. Oh alleluia, fatti coraggio, non essere lì scoraggiato, non essere abbattuto, il maestro ti chiama. E dice la Bibbia che Bartimeo si tolse quel mantello vecchio, quel mantello sporco che aveva, quel mantello impolverato, pur essendo cieco. Fratelli e sorelle, che grande insegnamento di fede, pur essendo cieco, Bartimeo per la fede si alzò, alleluia, per la fede gettò via il vecchio mantello e Bartimeo andò dove si trovava Gesù. Questa sera avvicinati a Gesù, togli via il mantello del vecchio uomo, il mantello della vecchia vita, i pensieri terreni, i pensieri carnali, togli via quella polvere di questo mondo che ti disturba e avvicinati, avviciniamoci al Maestro. Alleluia, che ci sta chiamando, alleluia. Il Signore disse a quell'uomo, cosa vuoi che io ti faccia? Alleluia, cosa vuoi? Cos'è che hai bisogno? Qual è il tuo bisogno? Di che cosa hai bisogno? Alleluia. E il cieco Bartimeo disse, maestro, rabbì, che io recuperi la vista. Di che cosa hai bisogno questa sera, caro che ascolti, cara che ascolti? Qual è il tuo bisogno? Qual è la tua preoccupazione? Qual è il tuo problema? Presentati al Maestro questa sera in un atto di fede, in una preghiera di fede, alleluia, avvicinati a Cristo che ti chiama, avvicinati al Re dei Re questa sera, lascia tutto nelle sue mani, presenta il tuo bisogno, presenta la tua richiesta, presenta la tua vita, la tua famiglia, presenta tuo marito, quel marito ribelle o quei figli ribelli, presenta quella moglie ribelle, presenta il tuo essere, il tuo cuore, la tua famiglia, il tuo matrimonio, non importa quale sia la situazione, il Signore può restaurare ogni cosa, il Signore può cambiare ogni cosa, il Signore può, alleluia, alleluia, portare un cambiamento glorioso nella tua vita, nella tua situazione. Vogliamo pregare insieme ancora qualche minuto?
cari fratelli e sorelle, in una preghiera di fede, vogliamo unirci nel glorioso Spirito di Dio. Amen. In questo momento invoca il Signore. Alleluia, alza la tua voce a Lui, dili: Signore, aiutami ad avere fede, Gesù Cristo, alleluia, aiutami a pregare, Signore, io sono debole, io sono piccolo, io sono, Signore, incapace, Signore, ho bisogno della Tua potenza, ho bisogno, Signore, del Tuo Spirito Santo, alleluia, ho bisogno della Tua grazia, ho bisogno del Tuo miracolo, ho bisogno, Gesù Cristo, del Tuo intervento, Signore, io questa sera mi presento a Te, Signore Padre, Dio del cielo, questa sera ci presentiamo a Te, davanti al trono della grazia, presentiamo il nostro bisogno, presentiamo il nostro cuore, la nostra anima, la nostra vita, in una completa arresa a Te, Signore, perché riconosciamo che solo Tu puoi risolvere le situazioni che sembrano impossibili. Padre, Ti presentiamo ogni cuore questa sera, Dio del cielo nel nome di Gesù, Signore della gloria nel nome di Gesù, Ti presento la vita di ogni fratello, Ti presento la vita di ogni sorella questa sera, per la fede, alleluia, presentiamo a Te, Signore, ogni richiesta, ogni bisogno dei matrimoni, delle famiglie, Signore, Tu sei l'Iddio dei miracoli, l'Iddio dell'impossibile, Ti presentiamo, Signore, gli infermi, alleluia, i malati, Signore, oh, alleluia, gli afflitti, gli anziani sofferenti, mio Dio della gloria, alleluia, Ti Ti presentiamo ogni cosa, Dio d'amore, abbi misericordia, Signore, stendi la Tua mano su quei cuori che Ti stanno pregando in questo momento, Padre, stendi la Tua unzione, la Tua potenza, Signore, che questi cuori che stanno pregando, Signore, che ognuno di noi senta l'unzione scendere, Signore, quell'unzione dello Spirito Santo, alleluia, lo crediamo, Gesù, quella santa e gloriosa unzione che porta liberazione, che porta ristoro, che porta consolazione, che porta, alleluia, una nuova vita, una nuova speranza, Signore, che porta la guarigione. Tu puoi fare ogni cosa, Signore, libera questa sera, alleluia, Signore, le famiglie, Signore, scaccia via i demoni, scaccia via Satana dalle famiglie, Signore, vogliamo dire in una preghiera di fede questa sera, uniti, alleluia, con tutti i fratelli, tutte le sorelle nel nome di Gesù, vogliamo dire come il Tuo figliuolo nel deserto, davanti all'attacco del nemico, vogliamo dire: Satana, vattene via! Vattene via dalla nostra casa, vattene via, Satana, dalle famiglie, vattene via, Satana, dai matrimoni, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Signore, che ogni opera satanica sia distrutta, che ogni spirito di adulterio, di divorzio, di incomprensione vada via dalle famiglie, alleluia, che ogni spirito di separazione che vuole distruggere, che vuole rovinare le case, i matrimoni, vada via nel nome di Gesù, via nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, il Figlio di Dio, alleluia, che ogni spirito di vizio vada via dalle case, che ogni spirito di pornografia vada via dalle case, alleluia, che ogni spirito di fornicazione vada via dai nostri figli, dai giovani, alleluia, alleluia, Gesù Cristo, fai risplendere la Tua luce, alleluia, Te lo chiedo, sono un servo inutile, ma Te lo chiedo per la Tua gloria, alleluia, in fede, insieme ai fratelli e alle sorelle, scaccia via ogni spirito di infermità, ogni spirito di malattia, alleluia, fisica, mentale o spirituale, nome di Gesù, alleluia, cacciamo via per fede,
ogni demone che vuole disturbare, che vuole mettere disordini nelle famiglie, nel nome di Gesù Cristo, Padre della gloria, Padre d'amore, Padre onnipotente, stendi la tua mano di guarigione, di liberazione, di restaurazione, fai miracoli nelle famiglie. Restaura i matrimoni che il nemico voleva spezzare, che voleva distruggere. Padre, riconcilia i matrimoni. Signore, tu conosci quanti matrimoni stanno soffrendo, quanti matrimoni divisi, quanti matrimoni, Signore, stanno vivendo una battaglia. Ma ti prego, tu sei l'Iddio della pace, l'Iddio della riconciliazione. Signore, metti a posto ogni famiglia, ogni matrimonio, ogni situazione difficile, complicata, Signore, nel nome di Gesù, come tu cambiasti le acque amare, Signore, lì nel deserto per il tuo popolo Israele che gridò a te, tu cambiasti le acque amare in acque dolci, Signore, fallo anche stasera, Signore, cambia i cuori. Alleluia, Padre, che avevano l'amarezza, che avevano il rancore e l'odio, Signore, togli via quelle cose, alleluia, nome di Gesù, vadano via quelle tenebre, via nel nome di Gesù. Vogliamo dichiarare per fede, dichiaralo fratello, uniti, uniti, uniamoci in questo momento. Se ci uniamo due o tre di noi, qualunque cosa chiederemo al Padre, il Padre la farà. Dichiara nel nome di Gesù, Padre Dio onnipotente, che la tua luce riempia i nostri cuori, la tua luce, Gesù Cristo, riempia mia moglie, riempia i miei figli, alleluia, riempia mio marito, riempia il mio matrimonio, la luce dello Spirito Santo, dichiaralo, dichiaralo, dichiaralo per fede, nel nome di Gesù, come Ezechiele nella valle delle ossa secche, apri la bocca, alleluia, e dichiara la luce, la luce, la luce dell'Evangelo, la luce di Cristo, alleluia, dissolvi le tenebre, Padre, dissolvi ogni demone che vuole mettere disordini e conflitti spirituali nelle famiglie, Signore, dissolvi ogni macchinazione di Satana, sia, alleluia, annullata, distrutta nel nome di Gesù, che ogni spirito di paura, ogni spirito di scoraggiamento, ogni spirito maligno vada via dal nostro cammino, dal nostro territorio, dalle nostre case. Oh, alleluia, perché il sangue di Gesù ci ha acquistati a Dio il Padre, siamo, alleluia, proprietà di Dio, alleluia, perciò il diavolo deve fuggire, perché colui che vive in noi è più grande di colui che è nel mondo. Dichiaralo, dichiaralo, fratello, sorella, la mia vita appartiene a Cristo, il leone della tribù di Giuda mi difende, alleluia, lo spirito dell'Eterno combatte per me. Signore, opera nelle famiglie in questo momento. Padre, per la gloria del tuo nome, spezza le catene dell'odio, del peccato, del vizio, dell'immoralità sessuale, della pornografia. Alleluia, Signore, spezza ogni catena satanica, spezza, alleluia, le maledizioni, distruggi le opere del diavolo, Gesù, alleluia. Sì, Signore, oramai assamalai e kenda, arrebetora babascia, per la tua gloria, che i miei fratelli che sono lì in preghiera e che si uniranno, Signore, in seguito, vedano la tua gloria risplendere, la tua opera potente, il tuo intervento, il loro favore. Tu sei il nostro avvocato, Gesù Cristo il giusto, intervieni in ogni bisogno, porta guarigione e liberazione, alleluia, ti ringraziamo, guarisci gli infermi, Signore, guarisci gli infermi del tuo popolo, Signore, gli infermi nel corpo, ma anche gli infermi nell'anima, nello spirito. Signore, guarisci, Padre, di una parola, alleluia, per fede lo credo, Gesù, di una parola, alleluia, e quegli servi saranno guariti.
quelle donne saranno guarite. Signore, scaccia via ogni malattia di mezzo a noi. Tu sei l'Eterno che ci guarisce. Oh, ma soprattutto, Signore, guarisci l'anima, metti il timore di Dio. Metti, oh, alleluia, la consacrazione, il fervore, alleluia, il fuoco. Togli via, Padre, l'indifferenza, la tiepidezza, il menefreghismo spirituale, vada via nel nome di Gesù il Nazareno. Infiamma, arrabacchia, scemalaia, kenda, arrabataraba, sciaire, samalachia. Tutta la gloria al Padre, alleluia, al Figlio, allo Spirito Santo. Fai un miracolo lì dove c'è bisogno, Padre. Fai un miracolo, Gesù. Oh, Spirito Santo, fai un miracolo. Fai un grande miracolo in quei cuori, in quei bisogni, in quelle vite che sono preziose ai tuoi occhi, Signore. Sono costate il sangue del tuo figliuolo Gesù Cristo. Signore, intervieni con la salvezza, la liberazione e la guarigione. Signore, tu conosci il bisogno di ogni persona che sta pregando in questo momento. Tu conosci il bisogno di ogni vita, Signore, di ogni famiglia che ti stanno pregando. Signore, abbi misericordia, stendi la tua grazia, la tua potenza. Io ti ringrazio. Salva, Signore, libera e spezza le catene affinché quelle persone vengano, alleluia, pentiti ai tuoi piedi, Signore, nelle famiglie, quelli che non ti conoscono, alleluia, nelle case, quelli che non ti conoscono, i parenti, i familiari, quelli che ascoltano l'Evangelo nelle strade, nelle piazze, nei mercati, nel nome di Gesù, apri i loro cuori a conoscere la verità di Gesù Cristo, il tuo amato figliuolo, Signore, e che solo il tuo nome santo, Dio nostro della gloria, solo il tuo nome, Gesù Cristo, sia innalzato, glorificato e riconosciuto, perché ogni bene viene dall'alto, Signore. Grazie, Padre, e illumina coloro che ascoltano la tua parola su internet, su questi mezzi di comunicazione. Signore, trasforma ogni cuore che ascolta la tua parola. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, illumina a salvezza quelle persone che ascoltano la tua parola. Tirali fuori dall'inganno di Satana, tirali fuori dall'idolatria, dal peccato, Signore, tirali fuori dalle tenebre e portali alla tua ammirabile luce, Gesù Cristo. Alleluia, tutte quelle uomini e donne che ascoltano la tua parola, Padre. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, ti adoriamo, Signore. E ora, Padre d'amore, che la tua pace regni ancora nei nostri cuori, riempia i nostri cuori, la tua pace, la tua gioia, quella piena fiducia nei cuori, nel nome di Gesù. Risplenda dentro di noi, dentro tutti coloro che hanno pregato e pregheranno e ascolteranno per la tua gloria questa preghiera di fede, nel nome di Gesù. Che la tua gloriosa pace, che sorpassa ogni intelligenza, custodisca i cuori e le menti, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria al tuo nome. Dichiariamo per fede che tu hai operato e tu continuerai a operare, perché tu sei il Dio vivente, lo stesso ieri, oggi in eterno. Noi crediamo che tu opererai ancora. Hai già operato, ma continuerai a operare, perché tu sei buono e misericordioso, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ci continua a benedire. Nel glorioso nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia.